Top di gamma dedicato Fiat 500X, 9 pollici, tutto integrato, RAM 6 GB, ROM 128 GB. Poi abbiamo Apple CarPlay, Android Auto, slot SIM, quindi per tutti i clienti che vogliono inserire una SIM collegata al tablet avranno sempre la connessione disponibile. O altrimenti, se non vogliono inserire la SIM, potranno usare l'hotspot del proprio smartphone. Queste sono le prime novità, come detto, molto importanti, 6 GB di RAM, ROM 128, Apple CarPlay, slot SIM, poi abbiamo 3 home, questa è la prima home dove abbiamo Maps sempre a disposizione, oppure potete cambiare navigatore, qualsiasi navigatore che voi decidete di usare vi comparirà qua. Una home particolare dove quando siamo in movimento darà la velocità della macchina e un effetto grafico della macchina in movimento. Se vogliamo cambiare home, possiamo decidere altre home, basta impostarla. Questa è un'altra home dove cambia graficamente, abbiamo sempre il veicolo in movimento, velocità della macchina, musica, orologio, radio e infine possiamo impostare anche la terza home. Eccola qui. Queste sono tutte cose che decidono i clienti in base ai loro gusti. Ritorniamo alla home che noi lasciamo da default, che non è questa, ma è questa qui. Abbiamo gestione audio e video tramite le USB, abbiamo recuperato la USB originale che è questa qui, più un'altra nel cassetto portaoggetti. Gestione comandi al volante, facciamo play. Possiamo cambiare anche le tracce, sempre dai comandi al volante. Nel momento in cui vogliamo gestire i contenuti o le varie USB, andiamo qui e possiamo gestire i vari USB. Usciamo, adesso andiamo in gestione video sempre tramite le USB. Eccole qui. Possiamo andare anche avanti. Via voce Bluetooth, streaming musicale, gestione radio. Nel momento in cui premiamo i comandi al volante del via voce Bluetooth ci porta nell'area del via voce Bluetooth, adesso non è collegato, quando verrà il cliente lo collegheremo. Potrà trasferire anche la rubrica. Possiamo personalizzare i colori dei tasti del touch. Viale Palmiro Togliatti 600. Qui stiamo usando Google per fare delle ricerche. Adesso lo stressiamo un pochino. Abbiamo cartografia qui e qui le immagini in alta definizione per vedere il luogo che abbiamo selezionato. Funzione Apple CarPlay e Android Auto, nel momento in cui il cliente ha Apple configura e senza fili avrà Apple CarPlay, oppure può usare anche Android Auto. Siamo su Maps, posizione real time, possiamo usare vocalmente anche Maps. Qui siamo su YouTube. Questo è un DSP, processore sonoro di alta qualità, dove il cliente potrà impostare tutto il pacchetto sound. Impostazioni veicolo, dove potrà settare le luci, le centralizzate, insomma, i vari optional che offre la 500X. Un'altra novità importantissima. Abbiamo inserito una ventola vicino al processore all'interno del car tablet e nel momento in cui il processore andrà in sofferenza, soprattutto quando di estate, magari parcheggiato al mare, le temperature interne aumentano, in automatico all'accensione della macchina la ventola entrerà in funzione e abbasserà la temperatura del processore. Check veicolo. Poi adesso andiamo a eseguire lo split screen. Qui siamo su YouTube.
andiamo a scegliere la seconda app che vogliamo inserire nel display e possiamo usare il navigatore per il guidatore e l'intrattenimento per i passeggeri. In questo caso ho messo YouTube, potete mettere un video tramite la USB, insomma scegliete voi il contenuto. Retrocamera, per le 500X che hanno la retrocamera di serie la recuperiamo, oppure come abbiamo fatto noi in questo caso l'abbiamo inserita noi. Sensori di parcheggio attivi, nel momento in cui c'è un ostacolo avremo l'indicatore. Questo prodotto è disponibile presso il nostro shop, vi ringrazio e buon pomeriggio.